Detto fatto, a Serramanna, insurrezione popolare contro il cambio di gestione dal comune ad Abbanoa. In tanti sono scesi in strada a protestare. Sentiamo Antonello Lai. Ieri sera a Serramanna si è svolta la manifestazione di protesta contro Abbanoa. A questa manifestazione hanno partecipato circa 1 migliaio di persone, a dimostrazione dell'interesse comune a difendere la nostra acqua. Hanno manifestato per le vie di Serramanna per protestare contro la decisione dell'EGAS che a sua volta ha decretato lo stop all'approvvigionamento autonomo dell'acqua da parte del comune. Prezioso liquido dei valori oligominerali di alta qualità, una sorta di acqua minerale a tutti gli effetti che verrà sostituita per alcuni cavilli dalle condotte di donori. I 1000 cittadini che hanno inscenato la manifestazione a grido di "la gente come noi non molla mai" proseguiranno la lotta. Prossima tappa, la sede di Abbanoa a Cagliari, e questa è la nostra cronaca. Ci teniamo comunque a precisare che anche chi non può partecipare viene comunque messo al corrente tramite le dirette Facebook. Noi come comitato continuiamo a lottare per difendere la nostra acqua. Non vogliamo mai. Ci teniamo a precisare che molta gente non è potuta essere presente per diversi motivi, per svariati motivi, però ci continuano a sostenere in diversi modi, anche attraverso le donazioni che possono servire al comitato per tantissime cose. Avremmo gradito che ci fosse al nostro fianco l'amministrazione, ma ciò non è accaduto, con nostro enorme dispiacere. La manifestazione di ieri a Serramanna è stata un successo. Hanno partecipato circa 1 migliaio di persone, a dimostrazione dell'interesse comune a tutelare la nostra acqua. Ci chiediamo però perché l'amministrazione comunale non fosse in prima linea con noi, se è vero che l'interesse è comune. Noi come comitato continueremo comunque a combattere, perché se ancora non fosse chiaro, l'acqua di Serramanna non si tocca!